Pier Vittorio Giglio, arrivo da Brosso, un piccolo paese sopra Ivrea, nelle Poregiese, a 800 metri di altezza. Questo posto ha caratteristiche esclusivamente minerarie, già dai tempi dei Romani. Attualmente la caratteristica più importante è che siamo rimasti in pochini, siamo circa 400 persone. Per contro, però, la società di mutuo soccorso locale ha 250 iscritti. Quindi questo ci conforta perché vuol dire che facciamo una buona attività sul territorio. A Brosso in quel periodo contava circa 1000 abitanti. La storia delle miniere parte da molto lontano, diciamo che fino al 1830 estraevano l'ematite, con la quale producevano del ferro, lo producevano in loco, quindi non lo mandavano in giro nel minerale, lo trasformavano in ferro, dopodiché questa qualità di ferro, che era non eccellente, con l'entrata in funzione degli alti forni, questa estrazione è andata un po' a morire. E quindi si sono reinventate invece la coltivazione. Devo dirvi che le miniere non si sfruttano, si coltivano, è un obbrobrio dire sfruttare le miniere. Si coltivano le miniere, la coltivazione delle miniere non più ematite per fabbricare il ferro, ma invece la pirite oppure in seguito l'acido solforico, che serviva per concimi o quant'altro. Le miniere di Brosso sono note in tutto il mondo, basta andare su internet, si trovano, e ha occupato anche 1000 persone, non tutte del paese, nel corso dei suoi oltre 20 secoli di attività hanno scavato 183 km di galleria, disposti su vari livelli, tutte collegate fra loro. Attualmente ne sono percorribili ancora 150, ma con una bisogna avere molta conoscenza, se no ti perdi perché lì è un dedalo. All'inizio, dai documenti che risalgono al 1200, erano tutte a conduzione familiare. C'erano le famiglie che estraevano e le famiglie che producevano il ferro, con un sistema detto la brossasca a basso fuoco, quindi molto difficile da spiegare, se non sul posto. Esistono ancora dei manufatti tipo forni, tipo pestelli, quelle robe lì. Poi invece col tempo la conduzione familiare non bastava più perché la richiesta era alta e quindi hanno cominciato ad entrarci i primi padroni, quelli che gestivano tutto. Fino intorno all'inizio dell'Ottocento il padrone delle miniere era Vittorio Sclopis. Sclopis è la famiglia di Torino che conosciamo tutti per tanti motivi, che è poi rimasto padrone fino all'inizio del Novecento. L'attività, perché le miniere si collegano in modo, come dire, così inclusivo con la società di mutuo soccorso, che nasce nel 1884. Nasce nel 1884, io faccio sempre un esempio su tutti, questo è dimostrabile dai documenti che abbiamo, che un operaio, minatore o manovale, che fosse rimasto assente dal lavoro per 45 giorni, anche non consecutivi nell'arco dell'anno, veniva licenziato per scarso rendimento e per questi motivi aveva molte difficoltà a trovare altri posti di lavoro. L'altra grossa particolarità è che da sempre nelle nostre miniere, almeno fin quando risalgono i documenti che lo certificano, e quindi parliamo sempre del periodo verso fine 1800, l'attività mineraria è stata svolta anche dalle donne e dai bambini, perché si entrava in miniera a 9 anni, a dispetto della legge che lo certificavano con un minimo di 10 anni. Però 9 anni è l'età dove, nella quale normalmente finivi di studiare, quarta elementare era al massimo della scuola in quel periodo, e quindi poi dovevi fare qualcosa. E la società nasce per tutelare in parte tutte queste occasioni di
malavita, insomma, malavita in termini, mi hai capito. La mia famiglia alla miniera si ferma nel 1964, quando le miniere vengono chiuse. Io allora ero ancora un ragazzino, avevo 12 anni, ma mi ricordo molto bene gli uomini che ci hanno lavorato, che ci lavoravano in quel periodo lì. Da sempre hanno lavorato in miniera, era l'unica risorsa, oltre alle attività agropastorali che poi rendevano assai poco, perché un'altra particolarità di quel territorio è che il terreno sopra le miniere non è così particolarmente fertile, quindi l'attività era quasi esclusivamente mineraria. Da sempre minatori, poi minatori specializzati, poi l'ultima parte, quella di mio padre, erano poi anche minatori emigranti, mandati dalla ditta in cui lavoravano, che al periodo era la Montecatini, quella che è poi diventata Montedison, un po' in tutte le parti del mondo, no? Quindi io come entro in queste gallerie? Perché mi interessa la vita mineraria, semplicemente perché i nostri padri, non solo io, ma tutti i miei coetanei, ci avevano obbligati a non frequentare quei cunicoli, quindi tassativamente proibito scendere in quei posti e in parte anche parlarne. Non è così, perché sapete che quando siamo giovani, siamo stati tutti giovani, il proibizionismo è quello che invece ti crea curiosità e voglia di andare a vedere cosa succede, e così è stato. La vita media fino all'inizio del Novecento, 1910, era di 55-60 anni per i più fortunati uomini, le donne un po' di più, ma non tantissimo. Complice questa, morivano quasi tutti di silicosi. C'è una poesia che in questo momento non ricordo, ma in un certo tratto diceva: mio padre non respira con la bocca, ma fischia con i polmoni, no? I polmoni, quindi. Queste cose qui, voglio dire, parlare di miniere è quasi naturale che poi parli della società di mutuo soccorso. Se posso divagare un attimino, nel 1920-22 per l'esattezza nascono i primi scioperi, che sono durati 2 mesi, il sostegno alle famiglie di questi minatori, soci della società, è stato dato appunto dalla società come sostegno. Non solo economico, ma anche proprio come acquisto di generi alimentari. Prima, durante la guerra, 15-18, nel 1914, la società ottiene dal padrone Sclopis delle miniere lo sgombero di un grosso terreno, per farci cosa? Per seminare le patate in attesa che poi come dire, l'alimentazione si rischiava di non averne, quindi il padrone accetta questa cosa, ma non solo, poi sostengono anche i reduci, insomma, è tutta una storia che si intreccia molto con le miniere. Ed è una storia che termina nel 1964, quando la Montecatini decide di chiudere le miniere perché non più convenienti, non è che non ci fosse minerale, ma ormai i prodotti, la globalizzazione cominciava a mettere le sue radici, costavano molto meno, tutto lì. No? La grossa fortuna di quelle persone che ancora lavoravano nelle miniere, che sono state assunte grazie a un accordo Montecatini-Olivetti, Olivetti di Ivrea, quindi Olivetti è una grande fabbrica. Qualcuno ci ha lavorato anche solo per 6 mesi, qualcuno per qualche anno in più, ma quasi tutti hanno fatto quella scelta. Io sì, ci ho lavorato, ma sono scappato perché non era il mio posto, la fabbrica non mi piaceva. Devo dire che era un lavoro non troppo faticoso, ma si lavorava comunque. Immagino e oso pensare la differenza che questi operai minerari, che poi hanno dovuto scendere a Ivrea per lavorare in fabbrica, hanno notato, no? Voglio dire, lì si lavorava, lavoravano anche a Cottimo, in miniera. Se non facevi produzione non ti pagavano.
Società di Mutuo Soccorso di Brosso nasce nell'aprile del 1884 grazie a questo gruppo di minatori con lo scopo di tutelarsi in caso di malattia e in caso anche di inabilità al lavoro. Da subito come dire, gestisce grandi numeri di soci, è molto seria e molto come dire, schematica nei suoi regolamenti, non sussiderà mai durante tutta la sua vita, ancora oggi è così, i soci che si ammalano di malattie dovute all'alcol o al fumo o malattie generiche o quant'altro. La seconda parte di attività che da subito inizia la Società di Mutuo Soccorso di Brosso è quella dell'istruzione. Paga un prete maestro 350 lire all'anno, più 30 lire di gratifica se ottiene dei buoni risultati, per insegnare in una scuola serale ai minatori. E questo è stato fondamentale soprattutto nel periodo, anche se devo dire che l'emigrazione mineraria è partita molto presto nei nostri comuni, a metà dell'Ottocento c'era già qualche locale che girava l'Europa, ma è stata fondamentale l'istruzione per la seconda parte dell'attività mineraria, quella in cui i nostri minatori andavano in giro per il mondo. Sono andati dappertutto, e quindi è una storia intrigante. In quell'anno è stato un anno fortunato per il nostro paese perché viene a trovarci la Duse è quell'attrice che chiamavano la Divina Era Veneta, che era ammalata di anemia ed era salita a Brosso per bere un'acqua particolare che adesso non c'è più perché si è persa, chiudendo le miniere si è persa l'acqua, la chiamavano semplicemente l'acqua rossa, ma era un'acqua che passava in mezzo al ferro e quindi era ricostituente, insomma. Il direttore delle miniere, che in quel periodo, per un breve periodo era sardo, regala il materiale scolastico appunto per attivare questa istruzione ai soci della società. Noi abbiamo delle lettere che spedivano dai luoghi in cui erano andati, erano anche ben scritti, avevano una certa cultura, insomma si erano fatti una decorosa istruzione. No? Tenete presente che per andare in America bisognava dimostrare di sapere l'inglese. Io non so come abbiano potuto farlo, ma comunque ci sono andati. La quota associativa era di una lira al mese per avere in cambio una lira al giorno in caso di malattia, che poi naturalmente se la malattia era lunga veniva un po' ridotta, ma a 75 centesimi, insomma, e comunque questa era la proporzione. Oggi queste cose non si fanno più, facciamo altre cose più utili al momento, speriamo. Nel 1900 un minatore specializzato, qualificato, quindi uno di quelli, ed è un'altra particolarità locale, in genere il minatore perfora la galleria, poi ci sono gli esperti che la caricano di dinamite, la fanno partire, da noi no, un minatore, quello che ti dicevo, qualificato, sapeva far tutto e poteva guadagnare, se il cottimo andava bene, anche 350 lire al mese. Un manuale, che erano quelli che portavano fuori la produzione, arrivavano a 150. Le donne, una lira, fatemela dire così. E infatti lo sciopero è nato anche per questo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, ad esempio, le miniere locali erano attività, come dire, erano uno strumento di attività bellica per la produzione del ferro e quindi chi ci lavorava otteneva l'esonero. Poi lì c'era tutta la mafia, c'era già loro, insomma, la corruzione c'era già loro, lì erano minatori anche quelli che la miniera non l'avevano mai vista. No, dall'azienda in realtà i titolari della miniera, vendiamola così, non mettevano
sul piatto nulla se un operaio si ammalava, nel senso che oltre a perdere la paga doveva anche fare attenzione che la malattia fosse breve, perché rischiava quello che abbiamo detto prima. E quindi la società nasce per tutelare proprio questi minatori che, non percependo nulla in caso di malattia, avevano un piccolo sostegno nel caso si ammalassero. È successo a volte con degli strappi alle regole che hanno sovvenzionato, sussidiato meglio, perché da noi si dice così, anche la famiglia. Io entro in società di mutuo soccorso nel 2004. La società nel frattempo si era un po' fermata, perché dicevo prima che gli operai che lavoravano in miniera erano scesi tutti alla Olivetti. Alla Olivetti esisteva un centro di solidarietà interna, che era una società di mutuo soccorso molto, molto allargata, e quindi la proposta della società di Brosso è andata un po' in disuso. No? È andata in disuso, però non è mai stata cancellata, ha mantenuto qualche socio, ha mantenuto un piccolo locale che in quel periodo affittavano per la gestione di queste, delle cose che facevano. E invece nel 2004 noi, scoprendo un archivio storico, ce l'abbiamo tutte dall'inizio fino a ieri, oggi dobbiamo ancora scriverlo, mi sono appassionato di questa materia e quindi abbiamo riattivato la società locale. Siamo partiti con pochissimi soci, eravamo una cinquantina circa, abbiamo dovuto riadattare lo statuto e oggi possiamo ben dire orgogliosamente di essere in 250 soci. 250 su 400 abitanti, poco più, insomma, è già un buon successo. Da subito però abbiamo cambiato obiettivo, non più sussidiare la malattia, perché nel frattempo, lo sapete meglio di me, il Sistema Sanitario Nazionale, eccetera, eccetera, ci aveva tarpato un po' le ali. Noi ci siamo occupati da subito di sociale. Quindi tutte quelle attività sociali che in qualche modo gravavano, tipo i trasporti, no? Qui occorre fare un esempio: per fare una visita medica in un ambulatorio pubblico occorre fare circa 20 km, perché il centro più vicino è Ivrea oppure Castellamonte, ma sono equidistanti, e i servizi pubblici non ci sono. Quindi o dipendi dalla famiglia o dipendi dai volontari. Noi siamo diventati volontari del trasporto, sostegno dei soci, gratuito naturalmente, per accompagnarli e fare le visite mediche. Cos'altro stiamo facendo e abbiamo fatto? Ci siamo fatti dare una, che non è un dono, ma è un comodato d'uso perpetuo, una vecchia casa del comune, e grazie alla legge 24 regionale l'abbiamo restaurata e oggi è diventato il centro di aggregazione sociale della società. Questo centro si gioca a carte, si chiacchiera, c'è un angolo proprio che abbiamo voluto dedicare alle persone che hanno voglia di incontrarsi, anche solo scambiare qualche idea, che si chiama l'angolo delle chiacchiere, e uno entra in questa saletta, si parla, noi non c'entriamo nulla. Ogni tanto organizziamo qualche cena e ci sta, ma la cosa più importante è che all'interno di questo centro di aggregazione abbiamo attivato da circa 3 anni uno sportello del benessere, lo chiamiamo noi, nel quale diamo informazioni, siamo noi volontari che diamo informazioni, prenotiamo visite mediche, insomma facciamo tutte, cerchiamo di dare risposte a quelle, a tutte le difficoltà che mano a mano si presentano. Abbiamo stretto una forte collaborazione con l'Università Infermieristica di Torino, con la quale collaboriamo ancora oggi, e abbiamo attivato tirocini formativi per gli studenti prossimi laureandi, quindi quelli del terzo anno, e grazie a in realtà gli studenti non è che possono venire a fare prestazioni sanitarie perché non hanno ancora l'autorizzazione, però sono stati utilissimi come, come dire, riconoscere e ritornarci le difficoltà della gente locale. Grazie a questa indagine fatta sul campo dal 2018
al 2022 abbiamo attivato due grosse cose. Uno è un centro prelievi, il centro prelievi lo gestiamo noi, grazie all'ambulatorio comunale, perché ci vuole certi crismi. Noi prenotiamo i prelievi, scarichiamo i referti, li consegniamo a domicilio, oltre a fare tutta una serie di visite preventive, insomma, quello che si riesce con i pochi soldi che abbiamo. Ma la cosa che sta nascendo, che sta prendendo molto corpo, è che dal novembre scorso siamo stati riconosciuti come DFC Rurale Val Chiusella, che è la Val Chiusella è la valle di riferimento, insomma, una valle nella quale esistono 12 comuni, tutti della stessa dimensione del nostro, o poco più o poco meno. E la DFC vuol dire Demenza Friendly Community, che si occupa e ci occupiamo con un'attività giornaliera, devo dire, di fare sia prevenzione riguardo alle demenze tutte, sia formazione, qui è un po' più difficile perché dobbiamo andare a pescare i professionisti che hanno voglia di farlo, e soprattutto prendiamo in carico dapprima i caregiver, che sono poi i familiari che assistono le persone ammalate, quindi dando loro sostegno, un po' di sospiro, no? Magari sostituendoli in qualche ora della giornata, e poi gli ammalati. Gli ammalati è un po' più complicato, un po' più difficile, ma l'obiettivo finale è quello di vincere la vergogna, perché le demenze nel loro insieme non è tanto la malattia, ma è la vergogna della famiglia e di chi ci vive insieme a un demente. Quindi è un'attività che è difficile, devo dire, ma che però si basa poi su cinque elementi che ci dice l'Organo Mondiale della Sanità, che sono una dieta corretta, e qui ve lo anticipo, dal prossimo mese partirà il primo corso di come si chiama, alimentazione adeguata, che è Insomma. sostanzialmente la dieta mediterranea. Tenere sotto controllo i parametri vitali, quindi noi ogni tanto gestiamo o proponiamo visite cardiologiche piuttosto che i prelievi già li fanno, fare vita, attività fisica, noi siamo riusciti grazie a qualche volontario ad attivare i gruppi di cammino autorizzati dall'ASL. Il quarto elemento è tenere allenato il cervello, quindi in momenti di lettura, quello che vogliono fare, con degli incontri settimanali. E l'ultimo, il più importante, che è sottolineato da tutti, è l'aggregazione, la socializzazione. Quindi siamo molto felici, anche se richiede molto tempo e molto impegno, però stiamo andando in quella direzione lì. E il ritorno che abbiamo è importante, quindi va bene. Siamo la seconda DFC rurale in Italia. Io sono presidente della società ormai da 20 anni. La società è governata da 11 persone, per 8 undicesimi sono donne, così come per il 90% dei soci sono donne anche loro, quindi siamo una società a maggioranza femminile. Io in particolare mi occupo di tutte le cose perché devo farlo per mandato istituzionale, di tutte le cose che fa la società, che propone la società, firmandone i documenti e quant'altro, però sono riuscito negli ultimi 2 o 3 anni a delegare molto. Ad esempio, lo sportello è gestito da 3 ragazze che se la cavano benissimo e non hanno bisogno del mio intervento, se non in casi particolari. E quindi sì, è un lavoro un po' meno faticoso. Sto orientandomi a formare, perché si tratta di formazione. Io ho avuto molte difficoltà quando ho iniziato perché non sapevo bene cosa fosse una società di mutuo soccorso. Sto formando un gruppetto di persone che prenderanno il mio posto al termine di questo mandato, che almeno così spero, finirà fra un paio d'anni. E perché devo assolutamente avere un ricambio? Perché sono convinto, super convinto, che ogni cosa fa il suo tempo.
compreso l'idea di ognuno di noi, e quindi è giusto e doveroso che io ormai, superati i 70 anni, lasci le redini a qualcuno, pur restando nella società e dando, senza essere troppo ingombrante, tutto l'apporto e il sostegno di cui magari possono averne bisogno. Però è giusto che si cominci a camminare con le proprie gambe. Un tema importantissimo, i giovani. E i giovani, io sono totalmente all'opposto delle idee che sento in giro, nel senso che i giovani non vanno coinvolti se non nel momento in cui gli dici cosa vorresti fare per raggiungere questo obiettivo. Le cose fatte a tavolino da noi non servono a nulla, e quindi bisogna lasciare che i giovani camminino sulle loro gambe, magari che battano anche il naso perché è molto utile, però è impensabile, secondo me, venire da voi giovani, da un gruppo di giovani, e dirle abbiamo pensato di fare questo per voi, non sta in piedi. Io ho trovato più soluzioni quando riesco a rapportarmi con le giovani generazioni, le chiedo cosa fareste per voi, cosa fareste voi per voi stessi. E questo è il messaggio che poi lancio sempre tutte le volte che incontro, ho la fortuna di, perché poi io vivo meglio con i giovani che con i miei coetanei. Diciamo che sì, ma come sempre, purtroppo troppo sovente accade, quando si è troppo giovani si ascolta poco. Poi ti tornano in mente certi ricordi, allora sì, allora scopri magari che tuo nonno e tuo bisnonno sono stati per un periodo presidenti della società locale, e scopri che tuo padre non ha mai voluto farlo perché preferiva essere un socio normalissimo, fino ad arrivare a quello che sono io oggi, ma non è che sia una carica così importante, insomma. È importante per certi versi e molto meno per tutti gli altri, insomma. E quindi sì, la famiglia è sempre stata legata, ma come tutte le famiglie locali, no? Sono state legate alla società. Ricordo molto bene le feste patronali, le feste di Santa Barbara, che era la festa più importante per gli uomini, no? Che durava anche 2 o 3 giorni lì, e per 2 o 3 giorni non lavoravano, quindi Santa Barbara era la patrona, no? Dei minatori, di tutto quello che riguarda la polvere, eccetera, eccetera, cioè gli scoppi. E la cosa interessante è che a Santa Barbara partecipavano di più gli uomini, quasi esclusivamente gli uomini, perché poi lì cantavano, bevevano, insomma le donne erano un po' meno portate, le donne festeggiavano invece San Michele, che è la festa patronale, lì c'è tutto come dire, un grosso retroscena, era una festa un po' particolare, ma non tocca a me parlarne perché non l'ho vissuta. Siamo nel 1892. La società di mutuo soccorso di Brosso pensa di aprire e gestire quelli che oggi si chiamerebbero i GAS, i gruppi di acquisto solidale. Era una cosa un po' tirata, cioè non si aveva una legislatura chiara a riguardo, e allora cosa pensano di fare quelli della società di allora? Istituiscono la società cooperativa, gestita da loro ma con uno statuto diverso. E lì vendevano vino, vendevano vettovaglie, insomma. Un'altra cosa che vorrei raccontarvi, siamo nel 1800, sempre 92, commissionano la bandiera sociale, che ancora oggi non sventola più, poveraccia, forse troppo carica di ricordi, ma la teniamo ben custodita, a una ricamatrice di Torino, pagando la Marietta Pepione, che era una delle più importanti, e la pagano ben 510 lire. E quindi insomma, altri passi fondanti della società, costruiscono l'asilo nido, ad esempio siamo nel 1926, lo costruiscono con ore volontarie dei soci e con un esborso economico di circa 16.000 lire.
che non erano poche. Ogni passo della storia delle miniere che si intreccia con la vita sociale, quindi con la società di mutuo soccorso, è scandito da delle suonate, dei suoni locali, quelli che chiamavano, erano delle piccole orchestre, le chiamavano il quintetto, no? Quindi c'era la suonata per i coscritti, quella per gli emigranti, quando partivano, quando tornavano. C'è una suonata che in particolare ricorda il periodo degli scioperi, che è durato 2 mesi, quindi insomma sono tutte scandite da queste cose qui. C'è ancora qualcuno che le conosce, che ogni tanto se le suona. Non abbiamo musica scritta, ma l'inno ufficiale della società di mutuo soccorso di Brosso, che abbiamo voluto far nostro nel 2010, è il Valzer d'Egitto, che è una suonata che ha scritto un maestro minatore di musica, emigrato in Egitto nel 1900, e allora per ricordare quel periodo si è scritto questa, e poi noi l'abbiamo, come dire, fatta nostra aggiungendoci un filmato d'epoca del periodo, nel 1903 fino al 1910. Poi abbiamo allestito diverse mostre, no? Una delle più belle, sicuramente la più bella, anche perché si porta dietro una storia non indifferente, il ritorno alle miniere dei faraoni, che riguarda proprio l'Egitto. E perché si porta dietro una storia? Perché dopo averla esposta al Museo di Scienze Naturali a Torino, abbiamo incrociato dei veneti, che anche loro erano stati in Egitto in quel periodo, che avevano lavorato e suonato e cantato e tribulato insieme ai nostri locali. Allora abbiamo ampliato la mostra, loro si erano fermati molto di più, ed è diventata una mostra importante, perché poi, tra l'altro, questi erano di Rivamonte a Gordina, e uno dei direttori generali delle miniere, un certo Giacomo Gnec, era poi di Rivamonte, abbiamo conosciuto attraverso questa mostra anche i pronipoti di questo personaggio. E quindi è tutta un'attività in evoluzione, noi non siamo mai fermi. Magari stasera mi telefona qualcuno e mi dice: guarda che mi è venuta un'idea, vabbè, domani mattina parliamo. Lo sciopero è stato proclamato durante il periodo del regime, siamo nel 22. Perché? Allora, i minatori protestavano per l'aumento di stipendio, per la riduzione delle ore a cottimo e anche di lavoro, perché non dimentichiamoci che lavoravano 10-12 ore al giorno in quel periodo. E quindi è uno sciopero che è durato 2 mesi. In questo periodo i soci erano sostenuti dalla società, un po' nella parte dell'aspetto economico, ma più che altro nell'aspetto proprio di sostentamento, no? Perché fare la spesa costava allora come oggi, forse, non lo so, oggi forse un po' di più, ma allora comunque costava. E quindi questo è stato il ruolo della società. Poi possiamo dire, ma non ne siamo certi, che hanno avuto un ruolo di contrattazione locale, però. A livello nazionale, dopo 2 mesi finisce lo sciopero e l'aumento l'ha tenuto gli operai dalla parte amministrativa e non i minatori. I minatori hanno tenuto esclusivamente la diminuzione delle ore di cottimo.